senti, abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Paint your life, right? Allora, abbiamo parlato del segno che deve rappresentare un significato, significante e significato. Quindi, che abbiamo detto, un cerchio con una stecchetta sono due significanti e insieme rappresentano il significato del palloncino, per esempio. Sono stata chiara? Sì. Poi abbiamo parlato della forma del corpo di Policleto, ok? Gli equilibri che ci sono quando andate a fare un quadro, dove pesa di più, dove pesa di meno, ok? Allora adesso dovremmo fare un esperimento che si chiama action painting, ok? Action painting, cioè l'azione pittorica, che un pittore che ha memorizzato una conoscenza artistica e disegno, ok? Attraverso un'emozione fa immediatamente un segno che rappresenta un concetto. Siete stati molto bravi l'altra volta quando abbiamo parlato di rappresentare un concetto, quindi era, mi pare, la cattiveria. La cattiveria. L'allegria. L'allegria. Lei ha disegnato l'attesa con una donna con gli occhi chiusi. Quando dobbiamo fare disegni? L'albero. L'albero. Non dobbiamo fare disegni veri e propri, ma dobbiamo fare un segno che rappresenti una sensazione che proviamo. Va bene? Queste sensazioni verranno stimolate dalla musica. Quindi questa musica a volte sarà molto energica, altre volte un po' più lenta. E a seconda dell'emozione che vi trasmette, a turno farete dei segni. Sarà una cosa calmissima, si vede? Sarà una cosa ordinata. Tre alla volta verranno qui a fare un piccolo segno pensando a quello che vogliono trasmettere. Per esempio, i piccolini, quando hanno sentito una musica molto dolce, hanno pensato alla mamma e quindi l'hanno rappresentata con qualcosa di circolare, delle onde, perché la mamma, la dolcezza della mamma dà l'idea della morbidezza. D'accordo? Abbiamo fatto più o meno, abbiamo un'idea? Sono di più loro, eh? Mettiamo un po'